Salve, una volta che abbiamo finito di fare l'intestazione di sezioni, ci manca soltanto fare una revisione generale della formattazione della tesi e forse in questo senso vedremo come utilizzare a meglio uno strumento molto semplice come quello di sostituzione di caratteri all'interno della tesi. Poi andremo a formattare la bibliografia e infine pubblicheremo il nostro documento in PDF. Perché la tesi ci conviene portarla ad stampare da un PDF che non sia modificabile. Se portiamo a stampare un documento Word, potrebbe darsi che aprendo questo documento in un altro computer che non è il nostro, non abbiano per esempio i font che noi abbiamo utilizzato o abbiano un diverso settaggio della stampante e allora possono cambiare la formattazione della tesi in modo indebito. Invece, se portiamo a stampare un documento PDF, che è come stampare una fotografia, basta che loro mettano adatta, e mettendo adatta la fotografia alla pagina, sarà facile riuscire a fare a stampare qualsiasi documento. Però allora andiamo, come sempre, a vedere rapidamente la nostra tesi. Quando stiamo vedendo la nostra tesi, avendo attivato come sempre questo tasto di mostra tutto, possiamo noi vedere che in diversi momenti ci incontriamo forse con spazi aggiunti come questo tra un paragrafo e un altro. Evidentemente io posso cancellare questo spazio manualmente, però poi mi ritrovo che qua c'è un altro e uno dice, beh, se devo andare così tutta la tesi a cancellare questi spazi, perderò molto tempo. Allora, aprendo il riquadro di spostamento, vi ricordo che il riquadro si può aprire, basta cliccare su questa parte inferiore sinistra dello schermo dove c'è pagina e mi apre il riquadro di spostamento. C'è una sezione nel riquadro di spostamento per cercare nel documento e uno può cercare evidentemente espressione, frasi, quello che sia, però posso anche cercare caratteri speciali. E posso andare qui a sostituisci e in sostituisci io posso dirle trova. Che cosa devo trovare? In questo caso gli devo dire trova un carattere speciale. Qual è il carattere speciale? Segno di paragrafo. È facile ricordarsi. Allora, se io vedo questo carattere ripetuto due volte, cioè vedo due paragrafi insieme, gli dico sostituisce questo salto di paragrafo doppio con un unico salto di carattere. Allora, qui posso andare e dire trova successivo, lui lo trova, lo vedete, e gli dico sostituisce. E posso andare effettivamente adesso sì a sostituire poco a poco, e cancellare salti che magari non sono voluti. Se sono molto molto sicuro di quello che devo fare, allora io posso dirle sostituisci tutto. Sostituendo tutto, lui ha fatto una ricerca in tutto il documento, dice ho cancellato 252 caratteri di questi che erano in aggiunta e gli dico ok, chiudi. Io so purtroppo che avendo fatto così, per esempio alcuni che erano qui nella copertina, sono andato sempre col riquadro di spostamento alla copertina, dico forse alcuni di questi li devo rimettere, semplicemente per correttezza, perché era quello che volevo. Però il resto lo posso perfettamente già utilizzare e già trovo che la mia tesi non ha più questi salti di paragrafo che erano in eccesso. Allora,
Adesso andiamo alla formattazione della bibliografia. Come vi ho detto, vi ho promesso nella bibliografia, farò un video apposita su come utilizzare EndNote e come utilizzare Zotero per formattare la nostra bibliografia. Adesso, se io stavo fino a questo momento, ho utilizzato EndNote, man mano io mettevo una citazione, lui aggiungeva la citazione alla bibliografia. Vi faccio un esempio semplicemente con un libro dopo Stark, perché così sia facile da ricordare. Io mettevo, sto qui alla fine, diciamo così, di queste, mettiamo il caso che sono qui nel terzo capitolo, e qui metto una nota a piede pagina. Vado come sempre, riferimento, inserisce nota a piede pagina, poi EndNote, insert citation, e lui mi apre il programma di EndNote e io gli dico che vada a cercarmi un autore, non so, mettiamo qui questo articolo della de Wilson Robert, così è facile da vedere. Lui inserisce questa citazione. Vediamo un po' perché che ha fatto. Eccola, mi trovo già con questa citazione e quando vado alla bibliografia vedo che adesso lui ha inserito la citazione di Wilson. Allora, quando sto utilizzando EndNote, al momento finale, soltanto al momento finale, una volta che so che non dovrò più aggiungere altre cose, allora posso fare questa scelta finale di separare il mio documento dai codici di EndNote. Come vedete, EndNote, lo stesso che Zotero, quando sono uniti al nostro testo, presentano il testo con questa ombreggiatura grigia che non si stampa, il grigio non si stampa, ma mi sta dicendo, gli sta dicendo al Word, ehi, questi dati sono presi da un database esterno. Invece, noi per poter muovere la bibliografia e formattarla a volontà nostra, beh, la dovremo separare dall'EndNote. Allora, qui c'è questo tasto che dice Convert Citations and Bibliography. Convert to Plain Text. Allora, se io faccio questo di Convert to Plain Text, mi dirà, vuoi salvare una copia o vuoi continuare, no? Dice, che io gli dico che continui, perché in realtà non ho bisogno di un'altra copia. Lui adesso ha separato la bibliografia, non è più bibliografia di EndNote, ma è semplice testo che adesso sì che io posso formattare e muovere a volontà. Allora andiamo alla formattazione finale della tesi. So che questi allegati li lascio semplicemente come esempio di un possibile allegato. L'indice delle figure lo abbiamo visto e posso cancellare queste pagine extra che c'erano qui. Spero che non vi perderete, semplicemente sto cancellando testo, diciamo così, in aggiunta, che adesso non mi serve più. Qui sta l'indice di figure. Poi viene bibliografia e nella bibliografia, di nuovo, basta che io questa bibliografia che EndNote mi aveva messo qua sopra, io Ctrl X la taglio, la taglio, posso fare qui taglia,
Ho tagliato la bibliografia e la metto qua sotto, immediatamente dopo il mio titolo. Sto qui dopo indice delle figure, bibliografia, e qui ce l'ho già la bibliografia perfettamente formattata, almeno a livello formale, perché lo ha fatto EndNote. Poi vedremo come si fa con Zotero. E qui cancello queste pagine extra che c'erano, non sono necessarie per me. Allora, come si formatta la bibliografia? Beh, in realtà il formato della bibliografia in qualche modo già lo ha predisposto l'EndNote. Io semplicemente quello che voglio è cambiare il formato di paragrafo, aggiungere un po' di spazio tra autore e autore. Lui ha messo già questo di prima riga con rientro sporgente, cioè lasciando fuori il nome dell'autore, eh? Però io gli voglio dire che dopo ogni libro mi lascia appunto almeno mezza riga, eh? In modo che sia più facile da leggere. E questo va formattato così semplicemente a singolo spazio, non l'interlinea singola, ed è già pronto, no? Uno potrebbe dire, beh, la mia tesi è pronta. O abbiamo fatto ogni sezione della nostra. Ci manca qui, sono tornato all'indice a dire tasto destro, aggiorna campo, aggiorna l'intero sommario, così so che lui prende tutte le nuove pagine. E una volta che ho fatto, posso. Oh, qui vedo che dentro dell'indice avevo anche qualche riga in aggiunta. Che la posso anche qui cancellare. Scusate, faccio nuovamente tasto destro, aggiorna campo, aggiorna intero sommario. In realtà nel sommario non mi interessa che venga nella dedica, nell'indice, basta che inizi dalla tabella di abbreviazione, e dunque posso iniziare direttamente lì. Il mio indice, anche qui potrei lasciarlo tutto in un'unica pagina, e diciamo che la tesi è pronta. Mi manca fare una prova di stampa, e allora qui vado, scusate, sono andato troppo veloce, alla scheda file dentro della barra multifunzione, scheda file, sì, esporta. In esporta ho l'opportunità di creare un PDF. Se non avete l'applicazione professional di Adobe PDF, comunque avete questa di crea documento PDF XPS. Vado a questa che è generica, lo avete tutti a disposizione, crea PDF. E in questo tasto mi apre una finestra di dialogo che mi domanda dove vuoi pubblicarlo. Dico ok, va benissimo, lo pubblico adesso nel desktop del mio computer. Si chiama appunto prova di tesi di laurea. È molto interessante nella versione, in questo caso sì, soltanto del Word for Windows. In Mac sinceramente non so come si fa questo. C'è questo tasto di opzioni, e in opzioni uno può cliccare questo e spuntare questo che dice crea segnalibri utilizzando l'intestazione. Questa spunta mi consente di creare un PDF che all'interno riproduce come segnalibri l'indice del mio lavoro. Allora gli dico ok, pubblica. Il programma ha appena fatto la pubblicazione della tesi. Se io vado al mio desktop, mi trovo qui appunto prova di tesi di laurea, e se apro la prova di tesi di laurea,
li posso qui dire ad acta summa a livello di pagina, mi trovo già la mia tesi perfettamente pubblicata nel PDF. E addirittura, come abbiamo fatto i bookmarks qui nei segnalibri, vedete, wow, che bello! Posso cliccare nelle diverse sezioni della tesi e andare addirittura direttamente alle diverse sezioni della tesi, perché abbiamo fatto anche i segnalibri. Comunque, è già nel documento PDF quando uno può andare a vedere se tutto è andato bene. Allora qui vado a vista, visualizzazione di pagine, due pagine, controllo che in visualizzazione di pagina si è attivata questo di mostra copertina, perché adesso abbiamo una copertina, e così posso vedere le cose come saranno stampate e posso andare a vedere una ad una le diverse pagine. Qui vedo la dedica, l'indice, la tabella, l'introduzione e inizio a vedere che tutto sta funzionando per bene. Come vedete, sembra davvero primo capitolo. Abbiamo ogni sezione dove corrisponde, e tutto sta andando bene. Allora, è così, diciamo, che uno lavora, uno può tornare e dire: ehi, c'è qualche cosa che non mi è piaciuta, dire: questo primo capitolo sta iniziando nella pagina 18, qui c'è qualcosa che non va, non sta iniziando in pagina dispari, ma sta iniziando in pagina pari. Che cosa è successo? Uno vede questo errore e allora deve chiudere il PDF, può tornare al Word e dire: che è successo nel primo capitolo? E andare a controllare, dice: ehi, qui dice interruzione di sezione, pagina successiva. Qui c'è un errore, perché non doveva dire pagina successiva, ma pagina dispari. Allora qui basta che lo aggiungo, gli dico qui interrompe, vado al layout, interruzione, interruzione di sezione, pagina dispari. Adesso so che ho aggiunto pagina dispari e allora posso cancellare questo, la pagina successiva. Cancello anche questo spazio che stava qui. Qui controllo. Ah, non so perché mi sta ripetendo questo errore di pagina successiva. Scusate. Sempre che uno fa prove, si può trovare con questi piccoli errori di dire: no, questo trasformalo in interruzione di pagina dispari. Niente pagina successiva. Non so perché sta succedendo questo. E con questo vi sto un po' dando un cattivo esempio, però sono le cose che succedono quando lavori con Word. Uno dice: beh, non riesco a capire perché sta iniziando in pagina successiva questa sezione. Però allora io gli devo dire: no, interrompe, mette pagina dispari. A me interessa che lasci una pagina in bianco. Non puoi iniziare un capitolo in una pagina di sinistra, in una pagina pari. Devi iniziare una pagina dispari. Allora, adesso ho aggirato il problema. Vado nuovamente a File, esporta, crea documento, crea PDF. Controllo come sempre che in questo crea PDF, quando apre la sezione come pubblicare il documento, mi dica l'opzione di attivare segnalibri utilizzando intestazione, controllo che tutto vada bene, pubblica, mi dice sostituire, sì, sostituisco il file e
E ho commesso nuovamente un errore. Perché? Perché non sono andato a aggiornare l'indice. Ehi, errore, errore. Allora, devo aggiornare l'indice, sempre. Perché se no rischio di perdere... adesso ho cancellato, anzi, ho aggiunto una pagina. Allora, adesso sì che vedo che il primo capitolo inizia nella pagina 19. Adesso va bene, il secondo nella 29, il terzo capitolo nella 39, tutto sta iniziando in pagina dispari. Allora faccio di nuovo esporta, crea PDF, scusate che lo ripeta 3 volte che ci siano stati questi errori, però sono le cose che succedono. Gli dico ok, va bene, pubblica il mio documento sul desktop. Opzioni, crea segnalibri, ok, pubblica, sostituisci, sì, adesso sì che sta sostituendo, ha fatto il documento e posso andare a vedere il mio desktop, ritrovo il PDF della tesi, lo apro e come dicevo visualizza 2 pagine e adesso posso controllare che davvero tutto vada bene. E adesso sì che vedo primo capitolo iniziando in pagina dispari. Bellissimo. Allora, non c'è nessun problema, ci sono tutte le cose e come vedete la tesi sembra veramente ben formatata. È un documento base che può servire a tutti noi ed è veramente fatta bene. Allora, con questo io posso semplicemente terminare questa prima sezione del corso del Word, come funziona la formattazione. Prossimamente pubblicherò anche 2 video più specifici sull'utilizzo di EndNote e di Zotero per garantire che tutti sappiano bene come funzionano questi programmi che sono davvero molto utili per la formattazione della bibliografia.